Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo Game Design Pills. E ciao Diego, da quanto tempo? Ciao, da troppo tempo, anzi da ormai buon anno in ritardo di un giorno, da troppissimo tempo. Esatto, Intanto però tu non ti sei tutto. fermato, ho visto i video di programmazione. Sì, ho avuto altri ospiti, altre interviste, ma ora torniamo back to basics con Diegone. E oggi parliamo, quindi sarà un Game Design Pills. Come abbiamo detto, con un argomento di cui appunto non so niente. Quindi, Diego, vai, spiegaci un po' di cosa Ok. parliamo. Allora, oggi parliamo di un argomento che a me sta in realtà abbastanza a cuore ed è la dissonanza ludonarrativa, che è questo terminone che, come al solito, è molto accademico per dire una cosa abbastanza semplice. Direi che la prima cosa da definire è la definizione di dissonanza. Allora, dissonanza in generale, in ambiente generico, significa semplicemente che due cose sono non armoniche, quindi vanno una contro l'altra. Nel nostro caso noi stiamo andando a parlare di una tipo di dissonanza che viene detta dissonanza cognitiva, che è una teoria sociale introdotta da Leon Festinger, come al solito, come avete visto l'altra volta anche con la teoria del flow, io e i cognomi delle persone non li so pronunciare, ve li linkeremo, però non preoccupatevi, dove semplicemente si dice che questa dissonanza cognitiva avviene nel momento in cui le opinioni o credenze di una persona sono messe in contrasto con quello che succede, quindi per esempio un incontro. Una dissonanza cognitiva è, non so, per esempio, mi invento, prendiamo i terrapiattisti, prendere che la Terra è Un piatta, essere argomento che lanciati ha nello cuore. spazio, sì, esattamente, essere lanciati nello spazio e vedere che siamo una sfera. Allora, in quel caso si crea una dissonanza cognitiva. O in generale le dissonanze non sono necessariamente negative, non è che una dissonanza è una cosa negativa, secondo me questo è il primo elemento da capire. Quindi una dissonanza è semplicemente questa sensazione quando noi comprendiamo che quello che crediamo o quello che pensiamo non è in linea con quello che sta succedendo. Quello di cui parliamo oggi è la dissonanza ludonarrativa, che vuol dire semplicemente ludo da gioco e narrativa da letteralmente storia. Ed è quella situazione che non avviene soltanto nei videogiochi, ma nei videogiochi è particolarmente comune, dove quello che fa il giocatore, quindi la parte ludus, quindi di gameplay, va totalmente in contrasto con quello che la storia racconta o che il giocatore dovrebbe provare o vivere all'interno di questo elemento. Ora, perché questa è una problematica? Perché i giocatori Faccio si parla. una domanda super veloce, scusami. Questo è voluto o no? Nel senso il game designer vuole creare il contrasto o si crea? Perfetto. Allora, in realtà ci sono dei giochi dove è voluto, perché come dicevo la dissonanza non è necessariamente una cosa negativa, serve a creare questo momento di pensiero nel giocatore, ma ti dico che nel 90% dei giochi, probabilmente anche il 95% dei giochi, non è voluto. Questo perché una dissonanza crea un problema con l'immersione. Molto spesso si parliamo nei videogiochi che ti devi immergere, che devi credere che è il personaggio. Una delle cose comuni è, vedo, ma anche nei film, vedo questo personaggio che viene pestato a morte. Beh, se penso, ma tanto è un film, chi se ne frega, non ho una reazione emotiva. Se invece penso, no, mio Dio, no, è perché mi sono immerso nella storia, immerso nel mondo, e anche se so che è un mondo di finzione, ne sono rapito. Una dissonanza non mi fa credere questa cosa. Infatti esiste anche la dissonanza narrativa vera e propria, dove semplicemente quello che avviene all'interno di una storia non è credibile, tipo, ah, ma non farebbe mai così. Per fare un esempio, con questo lo concludo, quello puramente narrativo, è quello di Star Wars in The Last Jedi. Lo stesso Mark Hillman, che interpretava Luke Skywalker, ha detto che quando ha dovuto interpretare quel Luke Skywalker era talmente lontano da quello che era il suo vero Luke Skywalker, che quindi aveva una dissonanza, in quel caso puramente narrativa, che ha dovuto immaginare di recitare non Luke Skywalker, ma un ipotetico Jake Skywalker, cioè un altro personaggio, perché non avrebbe mai agito in quel modo. Come esempi di dissonanza ludonarrativa, secondo me, due giochi che sono un esempio calzante sono GTA 4 e Kingdom Hearts 3, dove in GTA 4 la narrativa è tu sei Niko Bellic, e Niko Bellic è questo veterano di guerra che si trasferisce in America da suo cugino, con il famoso meme andiamo a giocare a bowling, Niko, let's go bowling, e tu sei stanco di uccidere persone, ok? Sei stanco, hai fatto la guerra, non vuoi più fare la guerra, però comunque ammazzare le persone è l'unica cosa che sai fare, quindi alla fine finisci con la mafia, così.
Dov'è la dissonanza ludonarrativa? Che tu senti nelle cutscene Nico dire no, non voglio più uccidere persone, 2 secondi dopo viene dato il controller al giocatore e vai a fare stragi. Non stragi solo per le missioni, perché letteralmente GTA è un gioco di omicidio. Vai in auto, ammazzi le persone. Tutte le missioni riguardano uccidere le persone, l'andare in giro a uccidere, considera gente, poi pestare le prostitute per rubargli i soldi. Quindi dov'è la dissonanza qua? La dissonanza è il fatto di sentire Nico dire no, ma io non voglio più ammazzare le persone e avere in mano il controller e con il giocatore uccidere chiunque ed essere incoraggiati dal gioco a uccidere chiunque. Ora, perché questo crea una dissonanza? Perché rende Nico non credibile. Perché il giocatore a questo punto deve scegliere tra credere alla narrativa, cioè Nico non vuole ammazzare le persone, o credere a quello che sta succedendo su schermo, che però è causa del giocatore, che è ammazzare le persone. Tra questi due pesi, credibilmente, la maggior parte dei giocatori crede a se stesso, non perché Nico non sia credibile, ma perché se devo credere a me o a un personaggio digitale, credo a me. Per E cui, diciamo quando poi che sento Nico dire cose come non voglio ammazzare le persone, questa è stata una reazione che io stesso ho avuto quando succede altre volte, guardi Nico così e dico, stai zitto, va, che fino a 5 secondi fa sta quindi, roba, ho ammazzato appunto, 46 milioni di persone. sì, diciamo che porta praticamente il giocatore a non credere più la storia, no? Essendo che Sì. comunque non puoi cambiare il modo in cui giochi, soprattutto in un gioco come quello, quindi tu dici io gioco il cazzo che voglio, però se quello dice, diciamo, una cosa, io mi sento più distaccato e quindi non sono più immerso nel gioco stesso. Esattamente. Non solo, creo proprio anche una dissonanza, quindi un fastidio, ogni qualvolta sento gli elementi che creano la dissonanza, come Nico che dice non voglio ammazzare le persone. In Kingdom Hearts 3. Precisamente, senza andare troppo negli spoiler, diciamo che Kingdom Hearts 3 semplicemente come caratteristica che tutta è un classico trope degli anime. I personaggi continuano a ripeterti: solo con la forza del nostro gruppo potremo sconfiggere il male. Quindi il potere dell'amicizia, per così dire, classico degli anime giapponesi. Però cosa succede? Che all'inizio dicono sempre: sì, grazie al potere dell'amicizia, noi ci riusciremo. Ora Sora, vattene a lavorare da sola a risolvere quel problema. Ma aspetta, ma non era il potere dell'amicizia? Sì, però tu vai da solo, ok? Non ci rompere le scatole, vattene via. Poi torni. Grande Sora, hai completato la missione, sì, e col potere dell'amicizia ce la faremo, troveremo gli altri, però intanto tu vai a fare quella roba lì da solo, non importante. In altre parole, il gioco, e su questo c'ho anche scritto un articolo su Gamasutra, tanto quanto mi ha lasciato, diciamo così, scioccato. È che il gioco continua a dirti, tu sei importante perché sei, vabbè, il primo, il chosen, il Keyblade chosen. Noi agiamo in gruppo e quello che succede è che le tue missioni sono quelle meno importanti per 3/4 del gioco e agisci sempre da solo, a parte Donald e Goofy. Questo è un altro piccolo esempio di dissonanza, come anche il discorso dell'importanza del singolo. Ti viene detto tu sei importantissimo, ma ti viene costantemente detto per motivi di trama che sei troppo debole perché hai perso i tuoi poteri e devi recuperarli. Ora, perché è stato fatto questo? Questa è una questione perché i designer avevano bisogno di fare un gameplay in crescita, una progressione classica a livelli. Per questo se tu iniziavi a livello 100, il gioco sarebbe stato facilissimo, per così dire. Però continuare a dire sei potentissimo, sei incredibile, sei fantastico, però vai a fare quella missione da sfigati, perché in realtà sei una mezza sega, va in contrasto a quello che mi dici. E quindi non credo. Ancora una volta che sto creando fastidio, perché poi io creo un innaturale odio per chi mi dice questa informazione all'interno del gioco. Sì, e invece dico una domanda, mi viene da pensare alla musica, dove comunque una dissonanza può essere anche bella, nel senso se pensi al jazz, comunque il jazz è una serie di dissonanze, se proprio devo dare una spiegazione, una definizione così spiccia. C'è un esempio invece di qualche gioco che utilizza questa cosa a suo vantaggio? Assolutamente sì. Come dicevo, la dissonanza non è di, secondo me, di per sé negativa, o meglio, è sempre negativa quando non è programmata, come hai detto te. Cioè quando avviene perché il designer, come nel caso di Kingdom Hearts, doveva fare per forza una progressione, non hanno pensato di unificare le cose. Allora, quando non è programmata, no. Ci sono giochi. Per esempio, quello che mi viene in primis è Obra Dinn, The Return of Obra Dinn, che poi in realtà rappresenta è un bellissimo gioco che rappresenta in realtà uno stipite di questi giochi, che sono gli investigativi. Tutti i giochi investigativi si basano sul riconoscere le dissonanze narrative. Perché l'idea è proprio di dire, aspetta, ma quella cosa lì non funziona così, Sì, comunque non quella lì non me la tornava, racconta certo. giusta.
Riconoscendo la dissonanza, riesco poi a unificare i pezzi e a risolvere il problema. Mentre per quanto riguarda giochi che usano la dissonanza proprio ludonarrativa, perché quelli investigativi usano solo dissonanze narrative per riuscire a farti risolvere il caso, mentre qualcuno che usa dissonanze ludonarrative in modo sensato è Braid, perché la narrativa, qui vabbè faccio spoiler anche perché è un gioco di non so quanti mille anni fa, quindi se non avete ancora giocato Braid mi spiace, Sì, ma voglio dire nel senso a un certo punto, abbastanza vecchio. sì, cioè è del 2008, ok, quindi c'è tipo boh, 12 anni, 13, 2021 siamo, quindi mi sa 13 anni. Ok, in Braid il gioco è un Super Mario, quindi tu vai in giro a risolvere dei puzzle, saltando a dei Goomba e utilizzando poteri temporali. E ti viene detto che tu sei l'eroe, che stai recuperando la principessa rapita dal cattivo. Questo va avanti finché non vai al finale e tu scopri che in realtà è l'opposto, tu sei il cattivo, che sta cercando di rapire la principessa dall'eroe che la sta salvando. In questo caso la dissonanza narrativa è fatta bene perché tu in effetti per tutto il gioco non fai altro che uccidere, perché salti indosso ai Goomba e li ammazzi. Quindi in questo caso tu stai uccidendo, ma ti viene detto che sei un eroe, che è la classico truppa americano, dove, non so, insomma, per salvare il mondo tutti i cattivi possono essere uccisi. Un altro gioco che fa una cosa simile in un modo molto, molto figo è un gioco da tavolo sperimentale, però perché non è un vero e proprio gioco da tavolo, che è Train di Brenda Romeo. E lei ha realizzato questo gioco, che è un gioco da tavolo, dove i giocatori competono per riempire dei treni nel modo più efficiente possibile. Quindi è un gioco di competizione manageriale. Fino, anche qui spoiler, lascio 3 secondi per chi volete saltare, magari saltate tipo 2 minuti, si scopre nel finale che siete dei nazisti e state riempiendo i treni di ebrei. Questo tipo di meccanica si chiama obscuring, cioè oscurare il significato del gioco. Anche Braid è obscuring, in quel caso non del gioco, ma della Ma del narrativa del finale. gioco. Sì. Esatto. Ovviamente in questo caso si crea una fortissima dissonanza, perché prima ero invogliato a vincere, sei che figata, andiamo a riempire i treni, adesso aspetta, sto riempiendo i treni di ebrei per mandarli a morire. Un esempio positivo invece di chi ha pensato alla dissonanza e l'ha risolta è in GTA V. Proprio perché quelli di GTA 5 hanno imparato dall'errore di GTA 4 e hanno creato GTA 5 risolvendo il problema della dissonanza ludonarrativa. E come l'hanno fatto? Con i 3 personaggi principali. Ah, ok. I 3 personaggi di GTA 5 rappresentano i 3 archetipi dei giocatori. Abbiamo Franklin, che è il new game, cioè qualcuno che non ha giocato a GTA, non sa bene le cose, è interessato all'idea del mondo di criminalità, ma non ha esperienza. E quindi è lui. Poi abbiamo Michael. Michael invece è l'esperto di GTA, ok? Chi ha giocato a GTA, proprio magari i vecchi, ma diciamo partendo dal 3, quindi 3, Vice City, San Andreas, e così via. E poi abbiamo Trevor. Chi è Trevor? Trevor è quando il giocatore quando vuole andare in kill streak, cioè vuole ammazzare tutti. E i 3 personaggi agiscono in quel modo. E io mi sono trovato spesso, ma questo non solo io, invito a chiunque del pubblico abbia giocato, ma anche te magari quel poco, a pensarci che probabilmente quando volevi ammazzare, cioè volevi andare a dire ammazzare tutti, cambiavi personaggio e andavi su Trevor. Perché ti sentivi più naturalmente portato a dire, se c'è qualcuno che va in giro a trucidare milioni di persone, non è Franklin, non è Michael, ma è Trevor. Perché narrativamente Trevor è rappresentato così, come un sociopatico, killer, assassino. La domanda è quindi non ti obbligano a cambiare il personaggio, cioè puoi andare in killstreak con chiunque, ma tu dici, Molto tu spesso sei, sì. però tu sei portato a dire no, mi voglio, diciamo, senti, cioè mi sento che questa è un'operazione più da Trevor piuttosto che da Franklin, Esatto, quindi esattamente. sarebbe E bello ancora questo controllare se ovviamente. sono No, dati ma al guarda, ti invito riguardo. a chiederlo e invito anche il pubblico a scrivercelo nei commenti, perché ti assicuro, io l'ho chiesto a tante persone, mi ci sono confrontato anche con i miei studenti, lo chiedo spesso, lo dicono tutti. Anche perché ovviamente è meccanicamente presentata bene questa roba, perché per esempio Trevor ha l'abilità che aumenta i danni e invece Franklin ha l'abilità della guida e Ah, quindi sono anche presentate a livello meccanico, però proprio naturalmente è più naturale andare a uccidere con Trevor quando le uccisioni sono casuali perché Trevor ti è presentato in quel modo. ok. Interessante, non lo sapevo. Ha senso però. Diego, per evitare di dilungarci, c'è qualcos'altro da dire su questo tema oppure pensi di aver No, parlato no, no, giusto? come dicevo, semplicemente è una cosa molto potente, ma va sempre calcolata, soprattutto se il vostro gioco
ha una forte componente narrativa, che sia questa diretta, quindi non so, come GTA, o indiretta come, non so, Dark Souls. Sì. Ottimo. Diego, ti ringrazio. Il video finisce qua. Grazie Ci a tutti. vediamo la prossima volta.